ricordare in questo ospedale che si vuole portare avanti questa struttura. La nostra preghiera, la nostra benedizione va soprattutto su quanti opereranno in questa struttura, gli ammalati, gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, tutto il personale sulla direzione dell'ospedale, perché possa essere questo un piccolo tassello, un segno anche di speranza per questa struttura, che possa andare avanti sempre verso il meglio. Piccole cose che funzionano sono bene auguranti, quindi la nostra preghiera è in questa direzione, che possa continuare questa struttura sanitaria ed essere un segno positivo per tutto il nostro territorio, possa essere un luogo di cura e di assistenza per ogni ammalato che viene qui, in modo da essere trattato bene, da essere accolto e da poter ricevere tutte le cure di cui ha bisogno. Insieme preghiamolo dicendo: benedice Signore, chi confida in te. Benedice Signore, chi confida in te. Tu che imponendo le mani sui malati ridonavi in loro la salute, soccorri con il dono della tua grazia gli ospiti di questo centro trasfusionale. Benedici Signore, chi confida in te. Tu che hai affidato agli apostoli la missione di curare gli infermi, esaudisci la preghiera della tua Chiesa che implora per loro sollievo e guarigione. Benedici Signore, chi confida in te. Sì, benedetto Dio nostro Padre, per i benefici che ci hai elargito in Cristo Gesù, tuo Figlio, egli è venuto a guarire le nostre infermità, le nostre debolezze, le nostre malattie con la potenza dello Spirito Santo. E inviando i discepoli a predicare il Vangelo, ordinò loro di visitare e curare gli infermi. Fa che i nostri fratelli e le nostre sorelle ammalati e gente in questo ospedale siano assistite da medici e dai medici e dai loro collaboratori con premurosa attenzione, curati con assidua sollecitudine, perché rientrando nelle loro case, fisicamente e spiritualmente ristorati, lodino ogni giorno la tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Amen. Voglio anche benedire, chiedere al Signore quindi un accompagnamento particolare su tutti coloro che come donatori di sangue danno questa loro disponibilità. E invito a donare il sangue perché è un atto questo molto bello, molto importante, che può salvare una vita. Ravvive in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, la visione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene, pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Su tutti gli uomini, allora, di buona volontà, intendono fare ogni cosa la propria parte, e su tutti gli uomini amati dal Signore, invoco la benedizione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Penso che ci siano interventi dopo, quindi sì, nella non diciamo niente, dico semplicemente, dico grazie a chi ama questa struttura, a chi ama questo ospedale, chi lavora giorno e notte con sacrifici combattivi, chi cerca di amministrarla nel modo migliore, chi cerca di dirigerla, ecco, a tutti quelli che amano questa nostra struttura, dico grazie perché amando questa struttura amano il nostro territorio, amano la nostra gente, per questo dico a nome, diciamo, di questa chiesa, della nostra diocesi, dico a tutti voi grazie. Possiamo iniziare. Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti in questa giornata di festeggiamento, diciamo, ogni tanto facciamo qualcosa di buono. Un ringraziamento a tutti i partecipanti, a tutti i convenuti, ai vari direttori, al servizio, al vescovo, in modo particolare
a tutte le associazioni del donatore di sangue, ai loro presidenti, a tutte, al sindaco, a tutti gli amministratori che sono oggi venuti per un qualcosa di positivo. Un saluto volevo farlo anche ai nostri vecchi, diciamo, compagni di lavoro che sono venuti anche da lontano, diciamo, per l'inaugurazione del servizio trasfusionale. Ormai lo chiameremo servizio trasfusionale, non più centro trasfusionale, perché la nuova edizione, poi ce lo dirà la dottoressa Rizzo, che è il direttore del Centro Regionale Sangue, ci farà un po' il percorso pure lei di tutto quello che è stato fatto. E intanto un ringraziamento per quello che ha fatto lei nei nostri confronti, perché il percorso dell'accreditamento è un percorso un po' complesso. Siamo riusciti dopo alcuni anni ad arrivare ad un obiettivo. Chiaramente l'obiettivo è un obiettivo temporaneo, nel senso che il percorso di accreditamento è un percorso che durerà sempre nel corso degli anni, perché l'accreditamento prevede una costante adeguamento di quelle che sono le normative del Centro Regionale Sangue, che si rifà al Centro Nazionale Sangue. Come sapete, che il servizio trasfusionale, oltre che fare un lavoro di tipo assistenzialistico, nel senso che ci sono i donatori, i vari pazienti che vengono a fare le trasfusioni, eccetera, le donazioni, eccetera, ha anche un ruolo, diciamo, che è quello di produrre attraverso la donazione del sangue degli emoderivati. Gli emoderivati fanno capo al controllo della farmacopea, al controllo di quelle che sono la produzione del sangue e dei farmaci veri e propri. Quindi tutte le normative che devono essere diciamo osservate per la produzione dei farmaci devono essere osservate anche per la produzione degli emoderivati. Quindi produciamo qualcosa di importante. Il nostro farmacista lo sa, l'albumina, antitrombina, eccetera, eccetera, tutti questi fattori che fanno capo, diciamo, a tutte quelle regole che devono essere necessariamente, obbligatoriamente osservate. È stato un percorso, come dicevo, complesso, difficile per alcuni aspetti, perché rifacendosi a quella che era la normativa, l'accordo Stato-Regione del 2010, del 16 dicembre del 2010, bisognava adeguare il servizio trasfusionale a tutti i requisiti, praticamente, che molti di voi, essendo, diciamo, nell'ambito del trasfusionale, sanno e conoscono pure meglio di me, requisiti di tipo strutturale, che non avevamo prima, requisiti di tipo strumentale, e poi veramente il sistema di qualità, che è la parte più importante, perché il sistema di qualità ci permette di lavorare in qualità e quindi di osservare quelle che sono le regole praticamente che non accade del rischio clinico, affinché praticamente la trasfusione del sangue avvenga con il minore rischio clinico possibile. Questo non significa che abbiamo raggiunto l'obiettivo, perché il raggiungimento dell'obiettivo dell'annullamento del rischio clinico probabilmente non riusciremo mai a raggiungere, ma non solo qua, ma è sempre una rincorsa, diciamo, al raggiungimento di questo obiettivo. Sono stato in alcuni convegni, Alfonso, il direttore del SIT, lo sa, ci viene rappresentato sempre il raggiungimento del minore rischio clinico attraverso un treno che va a raggiungere una stazione, diciamo, no? La stazione è il raggiungimento del minore rischio clinico, il treno che man mano praticamente si avvicina, e quindi vengono meno sempre quei chilometri e poi quei metri per raggiungere l'azzeramento, diciamo, del rischio clinico. Io non voglio dilungare molto, perché oggi è solo un'inaugurazione del servizio trasfusionale. Ringrazio tutti e do la parola a tutti i convenuti per il loro intervento. Sì. Buongiorno a tutti i presenti. Oggi è veramente forse una giornata importante, ma una giornata importante perché chi non conosce cosa c'è dietro, no? Come chi mi ha preceduto ha già detto, vedete, la normativa trasfusionale, no? Mi rivolgo anche ai presenti, ai colleghi che sono presenti oggi in sala,
chi non lo sa, il settore della medicina trasfusionale è un settore così rigorosamente normato dalla comunità europea come nessuna altra disciplina. E quindi ecco i famosi requisiti, perché abbiamo dovuto adattarci a tutti quei requisiti e a questa normativa, che non è stato facile. Non è stato facile, noi abbiamo iniziato a lavorare dal 2011. L'accordo Stato-Regioni, come accennavo prima Saverio, è del dicembre 2010, in cui la comunità europea ha detto quali sono i requisiti, sia strutturali, tecnologici e organizzativi. E quindi o ci adeguiamo o non ci adeguiamo, questo è stato. Abbiamo iniziato un percorso, come d'altronde in tutte le regioni, abbiamo iniziato anche nella nostra regione un percorso di adeguamento che è stato veramente difficoltoso, però abbiamo fatto un bel lavoro e alla fine anche noi siamo riusciti nel 2015 ad accreditare i nostri 11 servizi trasfusionali che sono tutti messi in rete. Chi più chi meno, con prescrizioni, con alcune cose ancora da fare, chi era più avanti chiaramente, quindi è riuscito ad adeguarsi prima. Poi c'è stato tutto un lavoro dietro e sono venute anche le ulteriori visite, perché qua è un sistema che non si ferma, non è un, come dicevo prima, le normative sono sempre continuamente e vengono emanate, e quindi poi abbiamo avuto anche i controlli da parte del Ministero, da parte del Centro Nazionale Sangue, da parte delle industrie farmaceutiche, e quindi hanno rilevato ancora qualcosa che non andava, e quindi lì ci siamo dovuti rimettere di nuovo all'opera e continuare questo lavoro. Il servizio trasfusionale di Locri e di Polista erano stati entrambi accreditati con delle prescrizioni, però probabilmente proprio, e questo ce lo possiamo dire perché siamo nella nostra regione, quindi oggi in un'occasione per dircelo, qua è un'azienda, come accennava prima il dottore Mesiti, che partiva già da grandi difficoltà, no? Da difficoltà rispetto anche alle altre aziende, e quindi ha dovuto fare uno sforzo maggiore, uno sforzo in più. E quindi è chiaro che questo si è riflesso anche sul servizio trasfusionale, che nonostante gli sforzi che avesse fatto, abbiamo dovuto continuare a lavorare per adeguarci ancora di più a quegli standard richiesti. E qua dietro, anche se c'è stata una sospensione appunto del servizio, è stata una sospensione diciamo di carattere costruttivo, è stata necessaria proprio per l'adeguamento a questi requisiti, e quindi l'adeguamento ai requisiti strutturali. Avevamo delle criticità dal punto di vista strutturale e quindi queste le abbiamo superate nel corso di questi ultimi anni, delle criticità anche dal punto di vista organizzativo, e anche questo è stato superato grazie veramente, e lo ripeto, l'hanno già detto i colleghi, grazie ad un lavoro veramente di squadra, un lavoro di squadra fatto innanzitutto, devo dire la verità, e sono io questa volta a doverlo ringraziare, intanto al dottore Mesiti, perché se i vertici aziendali non ci seguono, noi possiamo dire di tutto e di più, però lì io con Pasquale ho avuto un contatto continuo proprio per fargli capire quello che era importante e quello che era necessario soprattutto fare per adeguare il servizio trasfusionale di Locri. E in questo il dottor Mesiti mi ha dato una grossa mano, perché mi ha seguito, è stato di una grandissima disponibilità. Accanto a lui anche tutte le altre figure, spero di non dimenticarmi qualcuno, ma il dottore Calabrò, con il quale ho collaborato, il dottore Schirripa, il dottore D'Ascola, tutta la direzione sanitaria di presidio, tutti i colleghi con i quali ho avuto a che fare sono stati tutti disponibili, ma soprattutto hanno colto subito l'importanza di quello che io dicevo, perché guarda, non è facile far capire a chi non è addentro a questi meccanismi, far capire l'importanza di un servizio trasfusionale. E oggi ritengo che il fatto che siamo presenti qui in tanti, forse questo obiettivo l'abbiamo raggiunto. Perché? Perché l'importanza di un servizio trasfusionale qual è?
guardate che se non c'è il servizio trasfusionale in un ospedale SPOC, in un ospedale con pronto soccorso, se non c'è il sangue, se non c'è la disponibilità di questa risorsa, non si può fare niente, non ci può essere attività clinica, non ci può essere attività assistenziale, no? Ci sono i colleghi qua anche dell'ostetricio, vedo tanti colleghi che conosco. Se in effetti non c'è la risorsa sangue, non può funzionare l'emergenza urgenza e quindi non funziona il pronto soccorso. E non funzionano nemmeno tutta la parte assistenziale che riguarda anche i malati cronici. Oggi qui ci sono le associazioni dei pazienti talassemici che sono oggi presenti in sala e che sono i cittadini, le persone che beneficiano per prima appunto di questa risorsa sangue. Quindi un ospedale come soprattutto quello di Locri non può funzionare se non c'è un servizio trasfusionale di qualità. Di qualità vuol dire un servizio trasfusionale altamente sicuro, che sia in grado quindi di offrire delle prestazioni, dei prodotti di qualità e sicuri per i cittadini, per i pazienti. E oggi possiamo dire che questo l'abbiamo raggiunto, oggi possiamo veramente vantarci, tutti quanti noi possiamo vantarci di aver raggiunto questo traguardo, cioè di aver fatto in modo che anche Locri, l'ospedale di Locri, abbia un servizio trasfusionale altamente qualificato. Io sarò breve, non voglio togliere spazio a Sua Eccellenza, però non vi nascondo che il SIT di Reggio è particolarmente grato di questo invito, anche a nome dei nostri collaboratori. Oggi è qui con me la dottoressa Enrica Pacchiano, che probabilmente molti di voi, soprattutto all'interno del trasfusionale, conoscono, e siamo particolarmente grati di questo invito, Saverio, a dimostrazione della collaborazione che si è cementata veramente in questi ultimi mesi. Tra l'altro con Saverio ci legano 20 anni di amicizia e di esperienze pregresse in quel di Messina, dove quindi siamo abituati alla lotta e ad andare avanti con grosso sacrificio. Io non voglio rischiare di ripetere le cose che già hanno detto in molti, però effettivamente Liliana, oggi finalmente si concretizza, si realizza il Dipartimento Trasfusionale Sud. Sì. Finalmente si prende atto, attuiamo quel famoso DCA sul quale abbiamo lottato, tu in primis in particolare, ma anche e soprattutto con tutti quanti noi attori principali. E se abbiamo ottenuto questi risultati è vero, in parte lo dobbiamo soprattutto a noi trasfusionisti. Ho ribadito che io e Saverio siamo abituati alla lotta e al sacrificio per i trascorsi storici in specialità a Messina. Perché vi assicuro, l'hanno ribadito bene sia Saverio ma anche la dottoressa Rizzo, applicare, abbiamo avuto una perseveranza noi trasfusionisti incredibile, abbiamo passato momenti di sconforto, di assoluto sacrificio, perché vi assicuro che applicare un sistema industriale, perché quello trasfusionale oggi è un vero e proprio sistema industriale privatistico, e applicare un sistema industriale privatistico all'interno di una struttura pubblica, come la confermi, è estremamente complicato. Soprattutto, non si sente? Con la voce. Soprattutto in una regione dagli atavici di Taranto, più anche con un piano di commissariamento che ci ha creato ancora di più difficoltà. Però permettetemi di ringraziarla, non per prendere meriti, perché mi conosce, sa bene che io sono forse qualcuno mi accusa di essere poco diplomatico, ma la devo ringraziare Liliana. Liliana per noi è stata non un'amica, una sorella, perché ci ha permesso veramente di attuare questo piano. Io ricordo ancora i litigi con i direttori generali delle nostre strutture, ti ricordi? Se noi oggi abbiamo queste infrastrutture, io parlo come Reggio Calabria, lo devo solo e esclusivamente grazie a Liliana Rizzo. Non solo, ma Liliana Rizzo ci ha permesso anche di implementare il sistema qualità che è alla base del nostro lavoro. E vi dico anche una cosa, che grazie al sistema qualità noi oggi in sanità, i servizi trasfusionali oggi in sanità sono quelli che lavorano meglio, perché nessun altro reparto, a parte i centri trapianti di midollo osseo, hanno dei sistemi di qualità che li seguono e che costantemente vengono rinnovati. Quindi noi abbiamo una mentalità al lavoro totalmente diversa dagli altri reparti. Quindi in sanità abbiamo una caratteristica, una peculiarità che oggi non ha nessuno. E questo grazie, soprattutto grazie a Liliana. E allora cosa dobbiamo fare? Concludo, altrimenti Sua Eccellenza si stanca, ha ragione. Aumentare effettivamente la collaborazione. I servizi trasfusionali lavorano molto con l'esterno.
allora mi rivolgo veramente alle associazioni di volontariato. La provincia di Reggio ancora può fare tantissimo in termini di donazione di sangue, ma veramente tanto, soprattutto dal lato tirrenico. Ancora siamo un po' indietro rispetto ai nostri concorrenti, tra virgolette. Quindi io invito le due associazioni FIDAS e ALIS a collaborare sempre insieme. Collaborare significa trovare, cercare sempre di raggiungere obiettivi maggiori attraverso il reclutamento di nuovi donatori e non di scambiarsi donatori, permettetemi l'inciso. E questo si può realizzare solo e soltanto attraverso una fattiva collaborazione. Io lo ripeto, il sangue non è né di Reggio Calabria, né di Locri, né di Polistena. Il sangue è principalmente della provincia di Reggio Calabria e certamente della Regione Calabria e dell'Italia intera. Quindi mai fraintendimenti, sempre collaborazione, perché questo è l'unico obiettivo e l'unica strada che dobbiamo percorrere. E poi, un'ultima cosa, è giusto che anche l'azienda, quindi i reparti clinici, si avvicinino al trasfusionale. Sappiate che la catena trasfusionale, che per noi è molto rigida e pedissequa, la stessa catena trasfusionale è attuata, deve essere attuata all'interno del reparto. E noi che abbiamo il compito di vigilare, dobbiamo necessariamente renderci conto se ciò viene effettuato anche all'interno delle parti. Allora l'informazione e la formazione all'interno delle parti deve essere importante. Ne abbiamo già parlato qualche mese fa a Crotone. Inizieremo dei corsi di formazione insieme a Saverio in maniera tale che i reparti clinici veramente si rendano conto cosa significa oggi trasfondere una sacchettina di sangue, perché mi rendo conto che nessuno di voi può immaginare cosa ci sta dietro una sacchettina di sangue. La catena trasfusionale, dalla selezione del donatore fino a quando il reparto buttiamo questa sacchettina vuota di sangue, è molto complessa e rigida, e tutti gli attori che partecipano all'interno della catena trasfusionale, i trasfusionisti ma anche e soprattutto i reparti clinici, devono essere adeguatamente formati. Quindi inizieremo i corsi degli audit clinici, dei corsi di formazione in azienda, affinché tutti quanti possiate essere veramente partecipi e capire che prima di richiedere una sacchettina di sangue c'è un lavoro immenso. E poi le nuove sfide, come ha detto Saverio e lo ha ribadito anche Liliana, il nostro è un lavoro dinamico, adesso ci attendono i nuovi requisiti, le famose GMP trasfusionali, che ci prenderanno ancora più tempo e ancora più lavoro, quindi dobbiamo essere veramente motivati. Mi auguro solo che il cambio alla guida della regione, del commissario, del commissariamento, mi dispiace che non c'è l'ingegnere Scura, io l'avrei voluto ringraziare personalmente, perché parte le critiche che ha subito, io credo che siano ingiuste, ma dal punto di vista trasfusionale l'ingegnere Scura, grazie al supporto di Liliana Rizzo, è stato splendido con noi. Mi auguro che il suo successore prosegua con questa strada e che non blocchi le assunzioni che sono in itinere, perché si paventa questo, perché sarebbe veramente un dramma. Io qualche mese fa ho fatto un concorso a Cosenza e mi sono confrontato con il primario di Taranto, e sapere che a Taranto fanno un terzo di quello che fa Reggio Calabria, hanno 12 medici, 15 tecnici, mi fa un po' di rabbia. Sapere che io ne ho 5, noi lavoriamo 20.000 sacche l'anno, ne distribuiamo al nostro interno più di 16.000, abbiamo un'attività di trapianti enorme, abbiamo gli emocomponenti per uso topico, e pensare che tutto questo lo facciamo in questo momento con 5 medici e 9 tecnici è veramente assurdo. Quindi mi auguro che il nuovo commissario segua la strada del suo predecessore e, se possibile, possa fare anche di meglio. Grazie. Solo un minuto, se c'è qualche associazione che vuole intervenire, prego. Grazie. Saluto e gli auguri del CIVIS. Il CIVIS è il coordinamento interassociativo dei volontari italiani del sangue, per cui rappresento, sono il portavoce oggi della FIDES e di tutte le sue associazioni federate, della Croce Rossa Italiana e dell'ALIS naturalmente, per cui abbiamo scelto di fare un saluto unico, gli auguri, perché tutti quanti avete messo al centro dell'attenzione il donatore. Il donatore è come se, ed è giusto che sia così, ed è anche giusto dire quello che le associazioni fanno, quello che le associazioni vorrebbero fare, quello che le associazioni chiedono alle strutture, anche alle strutture pubbliche, perché è nella considerazione che il donatore è la persona che attraverso le associazioni soddisfa quelle che sono le esigenze di sangue da parte dei nostri ospedali. Garanzia e autosufficienza che viene garantita ormai dal lontano 2003-2006 con grandi sforzi,
Noi vi posso dire che come associazione eravamo già pronti e adeguati nel 2014. Eravamo pronti, solo che la firma non poteva essere messa perché in quel momento non avevamo il commissario. E poi se ne è parlato nel 2015. Questo per dire l'attenzione che le associazioni hanno sempre dedicato al problema. Noi la vediamo come una mission, cioè noi guardiamo al di là chi c'è al di là di queste pareti, nei reparti, a soddisfare i loro bisogni. Vi posso dire che siamo stati l'unica regione ormai da qualche anno che durante l'estate copriamo tutte le emergenze. Anzi, abbiamo anche sopperito a richieste da parte del Lazio e di altre regioni d'Italia. Allora, io nel ringraziarvi di aver posto l'accento nel coinvolgimento delle associazioni e naturalmente dei donatori, voglio ricordare gli amici talassemici che sono non solo nel nostro cuore, ma non l'abbiamo preso come impegno prioritario, specialmente durante l'estate, perché non donare il sangue, non avere il sangue per le loro trasfusioni significa togliere la dignità di persone, e noi dobbiamo assicurare anche questo. Noi non siamo, lo voglio ribadire, raccoglietori di sangue, noi siamo promotori di solidarietà, di corretti stili di vita, di corretta alimentazione, di educazione civica. L'atto del sangue e della donazione non è solo un atto di buonismo, eccellenze, così come Papa Giovanni XXIII ce lo mette nella preghiera del donatore, ma è un preciso dovere civico di ognuno di noi. Nessuno si può girare dall'altra parte davanti al bisogno. Noi facciamo la politica dei bisogni, attenzioniamo la collettività, la politica, tra virgolette, i sindaci che sono i responsabili sanitari dei loro comuni sui problemi che attanagliano la sanità. Ed ecco perché ci attiviamo, e lo facciamo anche con molta foga, nel difendere quelli che sono le prerogative delle associazioni, le prerogative dei donatori, perché diversamente, se non c'è lui al centro, il donatore, è come adesso che siamo nel periodo di Natale, che facciamo il presepe e ci scordiamo di portare il bambino Gesù. Grazie, auguri Saverio, auguri, prossimamente ci auguriamo di poter andare a Polistena, auguri di buon lavoro a tutti quanti voi, e ci auguriamo che i donatori continuino a fare il loro dovere anche per il futuro. Grazie. Se no non saremo qui, quindi grazie a tutti i donatori di tutte le regioni d'Italia e del mondo. Non vi ringrazio perché siete già stati ringraziati tutti, va bene. Adesso vi chiedo una cosa, ve la chiedo, fate in modo che, se è possibile, chi può, che noi talassemici, che io personalmente, io quando arriva il mio turno di fare la trasfusione, non mi senta dire: no, sai, non c'è il sangue per te oggi, non ce ne sono due, te ne fai una, torni a 15, torni. Perché credetemi, è una mortificazione che non c'è paragone. Mi auguro che non lo provate mai nessuno, però credetemi, è una mortificazione che non ha uguali. Quindi vi chiedo questo, fate in modo che questo non succeda, non dico mai più, ma non quasi fate, mai facciamo più. Facciamo in modo. Facciamo. Perché dire fare significa dare una responsabilità agli altri e sentarsi. Facciamo in modo, noi come sensibilizzazione, esatto, per i donatori, ma voi come istituzioni e come facciamo tutti, fate tutte in modo che noi non riceviamo più queste risposte: non c'è la tua sacca, invece di due te ne fai una, invece di 20 giorni torni a 15. Credetemi, è bruttissimo. Grazie, grazie a tutti. Grazie, signora. Chiudere questa sessione. Prego, la cosa importante che dovevo fare, quella della benedizione, l'ho già fatta, perché ci tenevo a dire bene, diciamo, di questo, direi, piccolo grande passo che il servizio sanitario ha compiuto qui nel nostro territorio. Io sono della politica dei piccoli grandi passi, perché ogni piccolo passo è sempre segno di un miglioramento che il nostro territorio fa. E fare un piccolo passo nel servizio sanitario credo sia veramente fare qualcosa di importante che dà speranza alla gente. Abbiamo raccolto un po' diverse sollecitazioni, credo che sia necessario accogliere le sollecitazioni di chi soffre, chi è malato, perché il servizio sanitario è per l'ammalato, quindi è per la persona, per cui non può essere il servizio sanitario un ambito nel quale tutti cercano di soddisfare i propri interessi.
la crisi di questo servizio è dovuta proprio ai troppi egoismi che si sono assommati in questo ambito. Non a caso è da anni che noi qui siamo commissariati, un problema, un motivo c'è se siamo commissariati. Probabilmente, ecco, aver operato in questo mondo cercando magari altri interessi, altre finalità, ha significato mettere in crisi, diciamo, quello che è un servizio fondamentale nella vita sociale. Questo non deve più accadere, questo non deve più accadere. Se ognuno poi fa la sua parte, come in questo caso servizio trasfusionale, qui il dottor Giannelli e tutti coloro che hanno collaborato in questo, e se ognuno nel suo reparto fa la sua parte, io credo che tanti problemi possono essere risolti. Vedo in questo contesto territoriale adesso una sensibilità in più da parte della politica. I sindaci si sono combattati intorno al problema politico, non credo semplicemente per interessi politici, ma perché hanno colto come essere questo problema il problema del nostro territorio, della gente, e la gente vuole un servizio sanitario che funziona. Allora essersi ricombattati su questo per me è un segno importante. Bisogna continuare in questa direzione, perché fare in modo che la società presti sempre più attenzione al servizio della sanità significa portare il proprio contributo di civiltà alla nostra umanità. Quindi su questo bisogna continuare. Nello stesso tempo, per me speculare sulla sanità è commettere un reato contro l'umanità, e quindi su questo non si può assolutamente transigere. Mi auguro che il commissariamento anche sia una via che porta alla soluzione dei problemi della sanità nel nostro territorio, però la vedo dura, perché ormai sono troppi gli anni in cui siamo commissariati, quindi significa che c'è un male radicato in questa realtà che non è facile risolvere, nonostante la buona volontà che sto vedendo negli ultimi tempi anche da parte sia del commissario sia da parte dei vari dirigenti nel mondo della sanità. Però su questo è necessario andare avanti. Volevo anch'io faccio parte di un'associazione donatori, e volevo anche spendere una parola, come è stato fatto prima, un delle grazie un po' a questa associazione che con grande sacrificio in questo difficile territorio da questo punto di vista si adoperano per fare in modo che la donazione diventi un fatto di tutti. Quello che vorrei dire è proprio questo, concludendo il mio intervento, è che in fatto di cultura della donazione ancora probabilmente non abbiamo raggiunto il top, il massimo. Il mio augurio è che tutti si diventi donatori, perché la società oggi ha bisogno di gente che dona, non di gente che egoisticamente pensa a sé, ha bisogno di gente che abbia gli occhi aperti. Per cui ecco, il mio grazie va a tutti i donatori e a tutte le associazioni che curano la donazione. Credo questo è un servizio civile, sociale, umano, spirituale, di grande importanza, di cui la nostra società ha bisogno, che tutti possiamo diventare donatori. E con questo ringrazio tutti per aver partecipato a questo momento che per me è stato molto arricchente.